No, sto scrivendo, adesso ho Basta deciso, iniziare. sì, di non fare che fra 20 anni ne Diciamo, scrivo in un quella strada altro. iniziata No. allora, quindi Ecco, sì. mai sopita, Sì, mai questa è dimessa, rimasta nel diciamo. cassetto per Vabbè, tanti anni. è giusto. Ma è giusto che esca fuori, La comunque, prossima giusto. no, ho detto col professor Che Arino, argomento per avrà? 2016 forse riusciamo a pubblicarne un altro. L'importante è che il progetto, diciamo, Il progetto c'è. è quello importante. Sì, infatti, sì, ci riusciamo per gennaio una l'anno, professor Arino, che dite? Va bene, È qualche la altra sua domanda? vita che poi ha portato anche questo, oppure è stata, ho sentito che è tutto un frutto anche di fantasia, Sì. ma è logico, ognuno porta anche se stessa Sì, tutto nelle quello che si cose che fa fa. c'è sempre. Però mi piace anche, lei è una pittrice, quindi Sì. anche questo è molto bello ed è anche molto Sì. interessante. Auguri per questo Grazie, no, anche. perché sono convinta Dovremmo che vedere anche le sue opere. opere, sì. E se riusciamo a fare anche Doveva una portarne qui mostra? qualcuno, così diciamo. Ci vuole coraggio. Allora, professor Avino, se Siete facciamo nessuno, qualche mostra, chiamala. ricordiamoci di Delle volte invitare i sfugge. signori qui presenti stasera. Sfugge l'identità della persona che propone poi No, io dico che certi l'opera d'arte va dal fruitore allo spettatore, cioè in effetti dall'autore al fruitore. L'ho scritto anche qui, Giovanna, dov'è che l'avevo scritto? Pittura e scrittura sono per me entrambe espressioni artistiche che vanno dall'autore al fruitore, suscitando le benché medesime emozioni. Quindi, come un'opera d'arte, anche un'opera letteraria suscita delle emozioni, sempre anche relativo, nel senso che è un quadro, si vede un quadro, per me è bello, per lei è brutto, è quello che ti trasmette, è Personale. quello, viene sempre a libera interpretazione, anche il libro è a libera interpretazione, per cui lascio ai lettori poi il giusto giudizio. Va bene, qui volevamo aggiungere qualche altra cosa, io ringrazio anche Alessandro che è stato. Sì, però passo, prof. Vuoi dare il microfono? Ah sì, Può vuole dire qualcosa? parlare anche senza, Io professore, sono perché noi siamo onorata, molto vicini. io Sì, sono molto onorata che vicini. siete Stiamo attenti. meglio, quindi, anzi. Ma io lo ripeto, lo conosco che ero allieva di Sabino quando lui recensiva i suoi cataloghi, lo conosco. Io non posso dire di aver letto, ma fuggivolmente mi sono possessionato del libro, nel senso che non l'ho letto in maniera ordinata, l'ho saltato, ma insomma un'idea del libro ce l'ho. È un libro che inizia con un tentativo di allontanamento della narrazione da parte dell'autrice, cioè l'autrice cerca di allontanare ciò che narra, cioè allontanare da se stessa. Infatti nella prima pagina ci sono 12 volte usato il passato remoto. Ora il passato remoto, che in tutta la grande tradizione letteraria dei romanzi dell'Ottocento è il tempo più frequente, quindi è legato alla nostra lettura, tutti i nostri grandi autori dell'Ottocento l'hanno più che utilizzato, l'hanno assorbito, l'hanno espresso. Però il passato remoto è un tempo che noi, il più lontano dalla nostra vita quotidiana. Nessuno di voi oggi, da che si è svegliato stamattina fino a questo momento, ha usato il passato remoto, sono sicuro. Può darsi che qualcuno l'avrà fatto, ma è un'eccezione. Ma nessuno di voi, parlando a se stesso, scrivendo, rivolgendosi al portiere del suo palazzo o all'amica più cara o all'uomo o alla donna che lo tortura, nessuno di voi lo tortura, è quello che accade quotidianamente, Abbiamo torturarci tante gioie di per un po' di tortura. amore. Allora Rossana Cappiello, allora il no, vedo che sorride, è eccitata da questo. Allora, 12 volte abbiamo il verbo, qualunque verbo usa il tempo remoto, passato, remoto, questo allontanare totalmente, questo dissociarsi da ciò che uno scrive, questo voler oggettivizzarlo, renderlo speculare a se stesso ma lontano, distante, quindi. Non
la domanda che ha fatto lui, cioè, c'è una traccia di autobiografismo, eccetera, fatta di una delle sue prime interessanti domande. E in realtà già dalla prima pagina lei cerca di dissociare, anche se poi nel racconto una forte ansia di empatia, di in qualche modo di specchiamento si nota questa cosa. Però la sua volontà razionale, la sua idea di scrittura è quella di allontanare la trama, allontanare ciò che accade. E dicevano, c'è una frase latina che significa bene questo che sto dicendo, e dice larvatus prodeo, è un motto latino, e significa io avanzo, mi muovo, cammino mascherato. Ecco, il passato remoto in fondo è una forma di maschera che uno mette, indossa per dare un senso di oggettività. Quindi questa è la sua, è la prima pagina, non la prefazione, la prima pagina del racconto, che dimostra la sua volontà, diciamo, di razionalizzare la sua scrittura. Poi all'interno c'è una forma appunto di... è molto empatico, cioè quello che lei dice vuole attrarre, vuole anche in qualche modo mostrare una certa identificazione, invita all'identificazione, mostra una certa identificazione, però la sua volontà di scrittrice è questa, quella del voler dire guardate, quello che voi leggerete appartiene a qualcosa che non mi appartiene, alla maschera di me, larvata, larvatus maschile, larvata. Quello che mi ha colpito in questo libro, è un libro estremamente appunto intenso, pieno di suggestioni erotiche, un po' film, un po' fumetto, un po' fotoromanzo, un po' cinema, un po' legato all'immagine, ecco, il fatto della pittrice che diceva lei di pittrice. E c'è questo senso dell'immagine, viene fuori all'interno di tutto questo, viene fuori da questo voler chiarire sempre, anche quando ha letto male lui, no? Dice aveva gli orecchini Cartier, aveva cioè questo quest'ansia del particolare, di voler dire tutto, cioè di voler far vedere quello che lei vede, di voler trasmettere la visione, questo è molto chiaro, molto... tutto poi pervaso da un senso di leggero ma anche catturante erotismo, questi momenti di rapporti sessuali, eccetera. Una cosa però mi ha colpito molto in questo libro. Alla fine, perché l'ho letto un po' così saltando, un po' da acrobata, perché non, per il poco tempo che purtroppo ho e per le mie difficoltà di... allora, nell'ultima pagina c'è una paginetta, una specie di... e che serve alla rovescia, che serve si mette all'inizio, alla fine, cioè ringraziamenti, cioè ringrazia vicinanza, per averle dato la possibilità di frequentare l'archivio di un giornale prestigioso come l'Unità. Questo mi ha colpito molto, perché il romanzo, quindi il fatto che usi il passato remoto come segno di identificazione, questo vuol dire che lei ha voluto scrivere un romanzo. È proprio del romanzo questo lavorare sul tempo. Il romanzo è un racconto che... come una scala, non è si ferma in 2-3 gradini, allora lo racconto, ma se quei gradini si succedono e continuano e si esaltano, e cioè il tempo va al di là di una generazione, ne tocca un altro, oppure il tempo in se stesso cerca di allontanarsi, di recuperare altro tempo, e allora significa entrare nell'area del romanzo, e il romanzo lavora sul tempo, e il fatto che lei inizi con questi passati, io credo che in qualche modo lei aveva l'intenzione non di scrivere un raccontino, ma proprio di parlare dell'evolversi del tempo e della dramma del tempo, di questa evoluzione, della ferita che sempre s'apre ad ogni passo del tempo. Diciamo questo suo
piccolo romanzo che poi è sempre il primo, è come un bambino, diciamo, un bambino romanzo, ma i bambini sono più belli, sono più quelli che danno una speranza in più. E questo romanzo, scritto nel 90, iniziato a scriverlo, scritto nel 94, in realtà ha per oggetto un tempo diverso, il 79. Il 79. Ora, e infatti maggio 79, giugno 79, luglio 79, lei man mano indica queste date nella progressione della composizione, della composizione in termini anche musicali, quindi è bello. Ora, se lei ha frequentato l'archivio dell'Unità e quindi avrà letto ciò che è accaduto nel 78, 77, 78, 79, e poi si è fermato al 79, che il 79 è il suo anno, no? L'anno. E poi tutto questo lo ha dimenticato perché si è immersa tra ville hollywoodiane, tra alberghi di grande a 5, 7, 1000 stelle, bocche che aspirano il piacere e non lo rimandano. Cioè una visione veramente estremamente anche intensa e un po' che cattura, che stordisce un po', che dà piacere, che è empatica. Qualcuno mi ha detto empatica. È possibile che lei nello sfogliare l'archivio dell'Unità di quegli anni terribili, 78, 79, non sono anni normali, non sono anni piacevoli, come anche questi sono sempre, l'anno ogni anno è terribile, ogni tempo è terribile. Però per noi italiani, in qualche modo, sono anni particolari. E allora, questi anni in cui ci sono state le tragedie, almeno in filigrana, in lontananza, mi sarei aspettato un accenno, passando da una piscina all'altra, da un letto ad un altro, da una frase erotica ad un'altra. È possibile che non ci sia stato? No, ma perché? Scrivere è sempre un fatto sociale, anche se uno accenna solo a se stesso, anche se uno scava solo nei suoi umori, nei suoi liquidi, il pianto, il sudore, la fatica, cioè tutti questi. C'è un'opera che ricordo, andare a Torino apposta a vederla, di Lucia Poli, la sorella del grande Poli, io sono stato amico più della sorella che di Paolo. A Torino fece un'operina, ero andato apposta per vederla, allora ero critico teatrale sul Tempo Illustrato, è un giornale che non esiste più, ma è stato molto importante. C'era qui, ha scritto Quasimo, tutto Pasolini, cioè. E lei parlava delle difficoltà di essere donna e diceva che le donne attraversano continuamente dei liquidi. C'è sempre un liquido, c'è sempre un umore liquido che le trattiene, le tortura, le esalta, le svia, le riconduce a un'idea centrale. E viveva, lei enumerava teatralmente tutti questi vari aspetti dei liquidi. Appunto, dicevo prima, gli altri liquidi potete ognuno di voi lo può immaginare, ma sono dalle lacrime al sudore. Ora, è sempre sociale lo scrivere, perché nel momento in cui io scrivo, esco fuori di me, almeno parlo con me, già creo un gruppo, già creo un insieme. Se io non scrivo, dipingo, parlo, grido, qualunque cosa io faccia, ha un senso sociale, ha una vettorialità sociale, oppure non è, oppure è indecifrabile. Il fatto stesso che lei abbia scritto, abbia corretto, le abbia affidate al nostro lettore editore. Allora, tutto questo sottolinea l'intenzione di ogni autore, quindi anche di questa giovane donna che scriveva allora, che poi, sempre giovane ma più matura, ha pubblicato. Certo. L'ha scritto da ragazza. Certo. Ora, però, ha avuto a che fare... come mai? Ecco, questo me lo sono chiesto, ma non è un rimprovero, per carità, anzi, è una constatazione affettuosissima. Dico, forse perché quegli anni per me sono stati, non solo allora, ma poi, perché li ricordo benissimo, poi anche dopo ci ho scritto, ci ho lavorato,
E l'onorevole che mi sta a fianco, so che anche lui ha avuto per quegli anni una particolare devozione, importanza. Vero? È possibile che lei non abbia mai trovato il nome, non so, di Moro, che veniva